non una città sola, ma tante città quante le facce del suo battistero. Parma ribadisce la sua vocazione internazionale nella prima tappa emiliana di Tramonto Divino, rassegna enogastronomica itinerante dell'Emilia-Romagna, che vede protagonisti i sommelier delle due territoriali AIS. Strategica la volontà della Regione Emilia-Romagna di partire con il decimo compleanno di Tramonto Divino da Parma e addirittura con una duplice tappa a Parma, proprio perché è città dell'UNESCO, dell'enogastronomia italiana e internazionale, quindi il valore anche del vino legato al cibo è chiaramente qualcosa di importante. Emilia ambasciatrice nel mondo del Made in Italy, di un gusto di vivere nostrano, con molti turisti stranieri a informarsi sui calici del territorio. Patrimonio UNESCO enogastronomico, Parma è un tassello fondamentale del mosaico emiliano. Riconosce forse questa nuova veste che ci hanno dato a livello europeo, questa authority, e sicuramente anche perché è una città ospitale e sicuramente si mangia molto bene. Tante Parma, si diceva, quella napoleonica di alcune prospettive, quella liberty delle facciate di alcuni palazzi, quella ducale del parco enorme, quella contemporanea di una nuova edilizia. Certo, la città di Parma è una città un po' sorniona, ma nello stesso tempo molto attiva, dinamica, attenta all'evoluzione, per cui dai nostri monumenti storici attualmente, dopo l'evento anche della sede dell'autorità europea alimentare, si sta diffondendo, quindi si sta ampliando questa piccola città molto multiculturale. L'Associazione Italiana Sommelier è sempre in mezzo alla gente per venire incontro alla curiosità di un pubblico desideroso di informazioni e bisognoso di un approccio consapevole al vino. I sommelier in piazza per una vetrina vivente della grande via Emilia, bassa di Guareschi e terme dell'Appennino, malvasia con puntate nei Lambruschi, tradizione orgogliosa con un mondo giovanile quanto mai vivo. Assolutamente sì, enogastronomia significa identità, identità di territorio, mai come l'Italia sposa il vino con la cucina e quindi diventa assolutamente identitario, e credo proprio che una gran parte del pendolarismo turistico di questi anni sia alla ricerca di identità anche di cultura enogastronomica. Vivere la strada, la piazza che è la piazza più bella, quindi il valore del prodotto legato anche al luogo. In mezzo alle persone si può parlare singolarmente, catturare l'attenzione, far percepire che c'è cultura anche dietro a un calice di vino. Parmigiani o parmensi? Se non ricordate la differenza non c'è problema, tanto li trovate tutti in una sola grande famiglia, l'Associazione Italiana Sommelier di Parma. Forza, mettiti in mezzo a loro.